Ebbene sì, sono tornato e oggi vi dirò perché Alphabet attualmente è diventata la mia più grande posizione su tutti i portafogli. Ripeto, per chi non lo sapesse, io ho un portafoglio pubblico che condivido spesso, diciamo trimestralmente, con voi di YouTube, ho un portafoglio che è di mio padre e gestisco io, e ho un terzo portafoglio che è un po' più complicato. E tra tutti e tre i portafogli ho raggiunto all'incirca 60 azioni Alphabet. Sul portafoglio pubblico di YouTube ho raggiunto le 15 azioni Alphabet e questo la fa diventare la più grande azione all'interno del mio portafoglio. Vi ricordo che all'interno di questo video vi farò vedere la mia valutazione personale su Alphabet e quanto teoricamente, secondo i miei calcoli, si può guadagnare da qua a 3 anni. Quindi se siete interessati, guardate il video. Prima di partire con l'analisi fondamentale, vi ricordo sempre che io parto con un pochino dell'analisi tecnica. Parto sempre dalle basi. Questo qua è un grafico che prende gli ultimi 5 anni. Come possiamo vedere, attualmente Alphabet si trova in un periodo e in un trend ribassista che è partito, se non ricordo male, il 15 novembre del 2021, quindi praticamente un anno e mezzo fa. A mio avviso potrebbe aver imbalzato intorno agli $83, infatti è uno degli ingressi più grandi che ho fatto, ovviamente non $83, ma intorno a quella cifra lì. A mio avviso quello potrebbe essere il pavimento che teoricamente Alphabet potrebbe non più toccare. Ovviamente non sono un analista tecnico, ovviamente non ho la palla di cristallo, sono solo mie opinioni personali. Tra l'altro questo minimo attuale qua è coinciso con il livello più basso dell'RSI, che ha toccato i 33 punti, e a mio avviso quello potrebbe essere un altro indicatore che ci fa capire che Alphabet potrebbe ripartire a breve. Cosa che in realtà è già anche abbastanza avvenuta, perché dal minimo al prezzo attuale Alphabet ha già fatto un più 10%. Infatti sulle mie posizioni in generale sto già guadagnando. Uno dei primi motivi per i quali ho investito ve lo faccio vedere qua. Alphabet, secondo il mio algoritmo, è una delle aziende che ha il rating più alto. Considerate che il mio algoritmo dà una valutazione da 1 a 10 e ottenere più di 8 vuol dire che hai dei bilanci solidissimi, una crescita molto elevata e in generale sei un'azienda molto molto valida. Se non ricordo male dovrebbe avere il rating più alto, se la giocavo forse con Meta ai tempi d'oro, cioè quando aveva ancora un conto economico perfetto, e con altre poche aziende. Lo stato patrimoniale è praticamente perfetto, considerate che Alphabet ha in cash 4 volte i debiti totali che ha, quindi è praticamente uno stato patrimoniale perfetto. Considerate che il cash flow annuale di Alphabet è praticamente 3 volte il debito che ha a lungo termine. Alphabet è una delle aziende meno indebitate che io conosca. Per quanto riguarda anche il conto economico, penso sia veramente una delle aziende più belle e sane che io conosca. Considerate che ha un gross margin del 56%, un net margin del praticamente 24% e un ROE del 27%. Ditemi voi se trovate aziende migliori. È anche un'azienda gestita molto bene dal punto di vista fiscale. Considerate che ha un tax rate praticamente solo del 14%, quindi praticamente perfetto. Guardando i multipli possiamo vedere come Alphabet attualmente abbia un price earnings di 18, che è veramente bassissimo, considerate la media storica. Andiamo a vedercela un attimo, prendiamo ticker. Se andiamo a vedere la media storica del PE e anche del price earning forward, adesso ve la farò vedere. Se andiamo su valuation, andiamo su price to diluted EPS, prendiamo gli ultimi 5 anni, vedete che ha i minimi storici, attualmente ha un PE di 12. Se andiamo a vedere invece il price earning forward, quindi quello che tiene in considerazione gli utili del prossimo anno, possiamo vedere come la situazione sostanzialmente non cambi. Vedete che il grafico è praticamente lo stesso. Anche qua si parla praticamente di minimi. La cosa che mi fa impazzire di Alphabet, ve la faccio vedere qua, è sostanzialmente è il fatto che il loro programma di share buyback è praticamente insostenibile per qualsiasi altra azienda tranne Alphabet. Infatti ha un share buyback di 15 miliardi a trimestre. Cioè capite che è qualcosa di insensato e irrazionale per qualsiasi altra azienda, ma non per Alphabet, che ha uno stato patrimoniale perfetto. Questo è l'aumento del share buyback dal 2018 al 2022. In 4 anni ha praticamente fatto un per 7. Ditemi voi se è qualcosa di umanamente sostenibile. Infatti qua possiamo vedere qual è stato l'andamento delle shares outstanding, cioè le azioni disponibili all'acquisto per gli istituzionali e per i privati, gli investitori in generale, che è quello che ha contraddistinto un po' Apple negli ultimi anni. Infatti se andiamo a vedere le shares outstanding di Apple, possiamo vedere come sono praticamente dimezzate nell'arco di 10 anni. E sostanzialmente Alphabet, secondo me, nei prossimi 10 anni farà
più o meno la stessa cosa. Tra poco andiamo a vedere quella che è la mia valutazione, ma prima voglio dirvi ancora due o tre cosette. La cosa che mi fa impazzire di Alphabet è il fatto che abbia una diversificazione nei ricavi assurda. Scusate che il segmento cloud, che a mio avviso è quello che potrebbe trascinarla per i prossimi 10 anni, attualmente rappresenta solo e addirittura il 10% del fatturato. Cioè attualmente occupa già il 10% del fatturato per un'azienda che fattura tantissimo, ma attualmente fattura solo il 10%. Quindi ha margini di crescita enormi. E a mio avviso, insieme ad Amazon e Microsoft, ma lo dico io, ma lo dicono anche i numeri, si contende praticamente tutto il mercato. Gli altri player non riescono a rubare quote di mercato a questi tre big player, che tra l'altro sono tutte e tre aziende che ho nel portafoglio. Un'altra cosa che mi fa impazzire di Google e in generale di Alphabet è il fatto che riesca ad aumentare così tanto le sue entrate dal mercato dell'advertising online. Considerate che il mercato dell'advertising online è destinato a raggiungere, secondo gli analisti, all'incirca $1 trilione nel 2027, cioè tra 4 anni il mercato è destinato praticamente a raddoppiare. Quindi sostanzialmente stiamo dicendo che Alphabet, che è il più grande player in questo settore insieme a Meta, teoricamente è in un settore che cresce del 15% anno per i prossimi 4 anni. E la vedo veramente dura che Alphabet perda quota di mercato. Un'altra chicchettina che vi voglio far considerare è il fatto che non dovete pensare che Alphabet non si stia muovendo per quanto riguarda il settore dell'intelligenza artificiale. Tant'è che, a mio avviso, l'unico reale competitor di Tesla per quanto riguarda la guida autonoma attualmente, parlo di guida totalmente autonoma, è Waymo, che fa parte delle other bet di Alphabet, che sono una voce di bilancio del conto economico, dove sostanzialmente si inseriscono i ricavi delle piccole scommesse che fa Alphabet. Per quanto riguarda invece ChatGPT, penso sostanzialmente che, tra l'altro, per chi non lo sapesse, ChatGPT è di Microsoft. E non so se l'avete provato, tra l'altro probabilmente ci farò un video, e tra l'altro secondo me farà anche molto ridere. Comunque vi aggiorno. Tornando alla valutazione, vi faccio vedere quella che è un semplice discounted cash flow su Alphabet. Attualmente prevedo una crescita del free cash flow per i prossimi anni all'incirca del 10-11% l'anno e un perpetual growth rate del 2,5, che a mio avviso portano un fair value attuale di Alphabet intorno ai $110 e quindi una sottovalutazione del 22%. Per quanto riguarda la valutazione sui multipli, ho stimato sempre una crescita intorno al 10-11% dell'utile per azione, che passerebbe da all'incirca $4,94 attuali a $6,78 nei prossimi 3 anni, e ho stimato un PE relativamente basso perché non so quanto possa crescere tra 3 anni, quindi ho stimato un PE di 18 per Google, che mi porta ad avere un prezzo fra 3 anni di $126, che in 3 anni, senza considerare nessun share buybacks, otteniamo all'incirca un 40% di performance. Ovvio che se noi riusciamo ad acquistare Google magari su ancora qualche crollino qua intorno magari agli $80, capite che qua inizia a fare veramente tanto la differenza. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e ci becchiamo al prossimo video.